Ciao, vediamo come caricare una cartuccia di dosatore di polifosfati in una caldaia a condensazione. Si vede che il nostro dosatore è completamente vuoto, quindi andiamo a chiudere l'ingresso dell'acqua fredda dalla valvola quella rossa e facciamo schiettare tramite la valvola gialla. Dopodiché è possibile cominciare a svitare la nostra cartuccia senso antiorario e sfiliamo tutto. Viene, viene, viene. Delicatezza. Eccola qua. Per i più attenti si vede che è venuta via anche una guarnizione. Occhio, occhio a rimetterla. Questo tipo di cartucce non è necessario stringerle forte, ma basta stringerle delicatamente con le mani. Un po' di pulizia, andiamo a lavare il portasali e vediamo sulla parte in gomma della muffa, delle alghe. Questo anche va ben pulito. Dopodiché possiamo andare ad aprire il nostro sale polifosfato. Attenzione che va conservato all'asciutto e ha una scadenza, anche questo è da controllare. Riempiamo la nostra cartuccia. Dopodiché va applicata nella mia cartuccia nello specifico, la ghiera in metallo e la parte in silicone, che andrà a comprimere i sali. Si ritorna sulla caldaia, si mette la guarnizione, si inserisce la parte in silicone, si stringe e voilà. Siamo pronti, possiamo riaprire l'acqua e grazie per la visione.